Buongiorno a tutti, questo video velocissimo per dire che mi sono rotto i coglioni dei razzisti che trovo tutti i giorni in giro sui treni. Io faccio il capotreno per il trasporto regionale in Lombardia. Mi capita ormai ogni giorno la stessa identica situazione. E ogni volta che multo una persona che parla la lingua italiana ed ha la faccia bianca, si alzano core di avvocati difensori a dire tutti la stessa stronzata. Ma gli extracomunitari li fate viaggiare gratis. Partendo dal presupposto che io controllo i biglietti e non i passaporti, chiedo buongiorno i biglietti per favore, non buongiorno scusi lei da dove viene, perché ha quel colore della faccia e che cosa è salito a fare sul mio treno. Carissimi pendolari e viaggiatori, ma voi li controllate i biglietti voi ai passeggeri che pensate essere extracomunitari? C'è una cosa in più che dovete sapere: non è detto che una persona che abbia la pelle bianca sia per forza italiana, e una persona che abbia la pelle di un altro colore non sia italiana. E poi un'altra cosa: stessi avvocati che tanto si incazzano quando io faccio la multa a quella povera ragazza che non ha fatto in tempo, e poverina era lì, cioè era... No, cosa c'entra lei che è bianca italiana, gli fai 50 euro di multa, ma ti prego. Le stesse persone si alzano invece, ti vengono anche a dare la mano soddisfatti, fieri e felici quando la multa da 50 euro la fai a una persona che magari non parla italiano e non ha esattamente la pelle bianca. Non tollero che si dia per scontato che gli extracomunitari non paghino il biglietto sul treno, tanto quanto non esiste che venga da me a farmi i complimenti perché ho appena multato una persona non italiana. Questo lo rifiuto esattamente allo stesso modo. In ultimo però voglio raccontare quello che è successo 3 giorni fa sul treno da Milano a Pavia. È successo che ho multato una giovane donna che era senza biglietto e che ha fatto le sue rimostranze perché non voleva essere giustamente multata, a nessuno fa piacere. Questa signora si è decisa a pagare la sua multa, stava per farlo, si alza il solito avvocato difensore che se ne esce con la frase però gli extracomunitari non gli fate niente. La signora che stava pagando quasi 50 euro di multa ha detto al signore: no, adesso non tiriamo in ballo queste stupidaggini, perché il signore sta facendo il suo lavoro, io ho sbagliato a non avere il biglietto, io pago la multa e lei non dica stupidaggini di questo genere, perché non c'entrano assolutamente nulla. Io nel fare la multa alla signora e nel dare lo scontrino l'ho ringraziata per la risposta che aveva appena dato. Nella quale io mi riconosco. Io ho speranza in questo paese perché so che esistono persone come quella signora che ho incontrato sul treno e che ho multato sul treno. È il momento per tutti, mai come adesso, di dissociarsi con forza e di uscire allo scoperto. Basta, siamo tutti coinvolti.